di Zanamani in pasta. Oggi voglio re realizzare l'aroma d'arancia in polvere. Ebbene sì, avevo delle arance, le ho usate e me ne sono rimaste le bucce. Quindi le bucce le ho tagliate sottili, sottili, sottili. O con un taglierino le potete tagliare o con un coltello, proprio sottili. Guardate qua. Dobbiamo evitare proprio di prendere la parte bianca, proprio dove non possiamo farne a meno, vedete? Allora, le ho sistemate, come vedete, nella placca rivestita da carta forno e adesso che facciamo? Queste le dobbiamo far essiccare, ma come? Lentamente. Se avete un essiccatore normale potete usare quello, però in forno 2 ore almeno a 50 gradi. Non c'è bisogno di mettere il forno socchiuso, forno chiuso a 50 gradi, devono essiccarsi. Mi raccomando, a un certo momento, per esempio pure dopo un'oretta, andate a girarle. Devono essere essiccate bene bene, altrimenti potrebbe essere che poi esce la muffa e questo non va bene. Quindi un paio d'ore, poi ci vediamo quando si sono raffreddate completamente perché le dobbiamo macinare. Quindi ci vediamo dopo. E guardate qua le nostre bucce, come sono diventate. A parte che, sentite, no? Sono croccanti, vedete? Il rumore. Ecco, così devono essere. Allora, adesso ho preparato il tritatutto, io vado a metterle dentro. E ora andiamo a tritare, proprio a polverizzare. E guardate che meraviglia, mamma mia, e che profumo dovreste vedere veramente. Allora, adesso qua ho preparato un vasettino ermetico. Adesso la verso dentro. Guardate qua, che meraviglia. E che profumo. Allora, io adesso questo vasetto lo chiudo e lo metto in dispensa. Ogni volta che voi ne avete bisogno per aromatizzare tè, tisane, creme, torte, tutto ciò che voi volete, anche nelle crostate, potete usare. Alla stessa maniera potete usare anche quello che vi ho fatto aroma per panettoni e pandoro. Questo è sottinteso, eh? Mi raccomando. Là dentro c'è il rum, qua è naturale granulare, quindi come volete fate. Intanto la mettiamo nella playlist e ce l'abbiamo pronta pronta. Quindi mi raccomando. E fatela, è molto molto semplice. E poi, quando abbiamo mangiato un'arancia, quando abbiamo fatto una marmellata, qualsiasi cosa, no? Una composta, ci rimangono le bucce, quindi non dobbiamo mai sprecare nulla. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima video ricetta e ricordate che un sorriso illumina la vita. Ciao a tutti di cuore da Tiziana Mani in Pasta, alla prossima!